vostri sposi Elena, Feduti e Antonio Protano. Buongiorno. È iniziato quel giorno. Adriano. Adriano. Poco prima di vederli in chiesa. Sicura. Che lui venisse. E tu? No, io ero già pronto. No, sì, tu eri già pronto. Ero già pronto da tempo. Controllarlo. Sì, sì. Ma è vero che gli hai chiesto che fai, vieni? Sì, ma detto che fai, vieni? Ho detto sì. Donna ha 97 anni, ci ricchia. Lo salutiamola. E vogliamo anche un grande bacio. Innanzitutto noi ingegneri per caso, cioè ingegneri per caso prepara. No, non siamo stati poi troppo stringenti alla fine, nel senso, quanto tempo strada facendo, sì. Le ultimissime cose proprio due settimane particolare che dopo mi racconterete. Sì. Perché prima abbiamo visto la preparazione, poi l'improvviso. Che cosa ti ha detto tuo papà? In quei momenti. Ed era pieno di lacrimoni. Senti, sì, invece sì. Quando lei è arrivata in chiesa, tu come te l'aspettavi? Come te l'immaginavi? Guarda, quando luogo? Guarda, come molte cose della nostra storia è stata un po', diciamo, legata un po' al destino, un po' non pensata, diciamo così, perché noi passeggiavamo un giorno per via. Sì. Tuoi occhi, con il tuo cuore. Guarda, io dico che fortunatamente abbiamo avuto la fortuna che sia i fotografi che ci ha fatto il filmino hanno immortalato veramente tutto. Proprio talmente emozionante e talmente particolare che è anche difficile rispondere a una cosa del genere. E dopo me lo diranno in confidenza. Sì, sì, va. Diranno le luci, che è sempre molto delicato, no? Portare i propri sentimenti anche qui da noi. Adesso vi presento un altro componente della nostra famiglia. Bene. Colonnello Laurenzi, previsioni del tempo. Olè, olè, olè. Come una vecchia serie televisiva della Rai degli anni 60, all'ultimo minuto. Primo concorrente, sentiamo chi c'è. Buongiorno, se si chiama Stefano. Praticamente. Prego, dica. Ecco, e quindi sulle vetture, in particolare le più moderne, corre una scritta treno ad alta frequentazione. Frequentazione. Viaggia, riesce a tecniche che non dicono nulla. Bene. Sento le sirene. La nostra bellissima infermiera ci conosce. Cioè si vuole dare maggior forza unendo a sirene. Perché è il momento di un altro quesito telefonico. Pronto, buongiorno, auguri e benvenuti in famiglia. Buongiorno, auguri a voi. Dato dai due indicativi imperfetti invece di un, diciamo, volevo. Perché si distanzia nel tempo, si manda indietro questa idea, questo desiderio. Voglio sapere come stai. Ti telefono Colombo che discuteva sulla possibilità di raggiungere altri. Ed è appunto il fatto che se tu appoggi con un po' di forza l'uovo, gli crei una base. E questo è il momento del nostro gioco che sta riscuotendo grande successo, soprattutto grazie alle interpretazioni di Tiberio Simpson. Buongiorno. Auguri, benvenuta. Caricare dal sito della RAI anche i DVD dal sito, cioè, con tutti i miei dialetti. Allora Matilde, cosa devo fare? Ecco, prontissima. È un'impresa difficile. Cati Piru, Cati Pappu. Potrebbe quindi essere secondo tanto. Te è sardo. Però quello che voglio dire è il significato. Guarda, Miriam, però dirlo tu un attimo. Quando la solidarietà Cati. Tra donne è impossibile da scalfire. Cati, Piru. Vabbè, quello è Cati Piru, Cati allora, Pappu. Il proverbio è pugliese. Cate. Questo io è quello che ci professore. Rimasta il convento. Noi, eccoci qua, pronti? Che di fatto conclude il primo. Auguri a voi e a tutti i telespettatori. Il fuoco alle polveri lo dà il programma televisivo che dopo. È bello iniziare questa TV sentendo Ammazzalo con un libro. Massimo, tu ci accompagni sempre. Il successo di pubblico è per l'appunto il Festival di Sanremo. Corrisponde sempre alla qualità del programma. L'audience uguale qualità del programma? No, spesso l'audience vuole avere senza poi dover criminalizzare nessuno. È giustissimo. Allora, il 2010 è anche l'anno in cui sono venuti a mancare. Tu hai lavorato tanto con. Allora, cerchiamo di tirare anche noi le somme, no? Di quest'anno televisivo. Però non. Sembra che l'abbiano ritagliata su di te.